Oggi è il 23 febbraio ed è finalmente operativo Star su Disney Plus. Anche se ne avevo già parlato nel video del mese scorso, voglio approfondire con ulteriori dettagli e infine anche alcune novità di marzo sulla piattaforma Disney. Già sapete della brutta notizia dell'aumento del prezzo di Disney Plus, più 20 euro sull'annualità, ma c'è anche una buona notizia. Prima di dirvelo però ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete questo video. Non dovrebbe essere troppo che so come chiedervi il supporto al canale. Ma veniamo a noi, la buona notizia c'è ed è veramente tanta roba, almeno per chi, come me, ha fatto fin da subito l'annualità. Fra l'altro i primi di marzo del 2020, quando ancora ero a Tokyo per lavoro. Al super prezzo di soli 60 euro anziché 70. Infatti chi ha già attiva l'annualità Disney Plus avrà la possibilità di mantenere anche per questo anno il rinnovo a 70 euro, rimandando quindi l'aumento di 20 euro che è già attivo da oggi per chi si abbona all'annualità per la prima volta. Tutto questo però è valido per quelli a cui si rinnova l'annualità entro il 22 agosto 2021. Facendomi un conto posso dire che i primi due anni di servizio mi costeranno circa 5,50 euro al mese, una cifra incredibilmente onesta per un catalogo con prodotti validissimi ma che soffre del gravissimo problema di essere già visto e rivisto. Non sto scherzando, ho visto tutto quanto. Tanto per dirvi, sto recuperando per la N più una volta i film di Bud Spencer e Terence Hill che non sono di Disney ma che sono a catalogo visto il bisogno di presentare dei prodotti localizzati per legge europea. Ma quindi da oggi cosa ci sarà in più sul catalogo Disney con il canale Star? Ebbene, ci saranno più contenuti per adulti arrivati in gran parte dalla Fox, acquisita qualche anno fa dalla Disney. Nel dettaglio, vado veloce quindi non prendetevela, Lost, Desperate Housewives, Modern Family, X-Files, i Griffin, Buffy l'ammazza vampiri, Prison Break, Ugly Betty, How I Met Your Mother, Atlanta, Blackish, 24, Scrubs, Alias, Grey's Anatomy, Scandal, Station 19, Glee e Feud. Solo per parlare delle serie, ma ci saranno anche tantissimi film come tutta la saga di Alien e quella di Die Hard e poi film come Titanic, Braveheart e Il Diavolo Veste Prada, Deadpool, Little Miss Sunshine, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Ora mi fermo perché mi si sta attorcigliando la lingua e azzerando totalmente la salivazione. Non sono certo prodotti nuovi ed alcuni erano anche già presenti su altre piattaforme, ma se qualcuno non vuole tanti abbonamenti, sicuramente è un gran bel passo avanti per intrattenersi sia da soli che con amici o famiglia. Già da oggi però sono presenti a catalogo, ne avevo approfondito con il video del mese scorso, serie come Big Sky di David H. Kelly, un thriller poliziesco che parla della ricerca di due ragazze rapite da un camionista, poi il film Love, Victor, anche una serie animata Solar Opposite che parla dell'arrivo di una famiglia di alieni sulla Terra che prova di integrarsi nella vita umana, ma in pieno stile Ricche e Morti. Se vi piace poi il dark c'è una serie Hellstrom che parla di una famiglia diciamo demoniaca, infine anche una serie mafiosa con Godfather of Harlem con il premio Oscar Robert Whittaker. Questo Star però porterà anche nuove produzioni europee e soprattutto italiane nei prossimi mesi. La prima fra tutte, che mi sta generando un certo hype, assieme anche ad una certa paura, è ovviamente la quarta stagione di Boris, la serie Sky Fox tutta italiana di quasi 15 anni fa, che parla in maniera fin troppo dettagliata dei problemi italiani nella produzione delle serie TV. Questa quarta stagione parte senza uno degli storici sceneggiatori e dell'attrice che interpretava Itala, purtroppo morti in questo lasso di tempo. Un vero peccato. Boris, comunque, è a mio avviso la serie italiana più bella dagli anni 80 ad oggi e se non l'avete ancora vista, pentitevi! Altra serie tutta italiana che arriverà sarà Le Fate Ignoranti, tratta ovviamente dall'omonimo film campione di incassi da noi e con a capo del progetto il regista Ospetek. Passando invece ad altre produzioni europee avremo The Good Mother, Parallels, Weekend Family e anche un documentario sportivo sul Feyenoord.
Non preoccupatevi se sono andato veloce su queste ultime cose, ma abbiamo tempo per parlarne più approfonditamente quando saranno effettivamente in uscita. Adesso è il momento di parlare delle novità che arriveranno a catalogo Disney Plus già a marzo. Intanto si concluderà la bellissima serie WandaVision che nella puntata di venerdì scorso mi ha fatto letteralmente sussultare nel finale. Serie ottimamente realizzata e molto veloce, mancano due episodi che usciranno nei prossimi venerdì e saranno lunghi dai 40 minuti, allora prevedo un finale esplosivo. Sempre rimanendo in ambito serie Marvel, arriverà The Falcon and Winter Soldiers. Non penso che abbia bisogno di presentazione ed è molto attesa dai fan. Parlerà ovviamente di Falcon e Winter Soldier, che si alleano per sventare una minaccia globale. Questo sodalizio particolare è nato dopo il film Endgame. Sì, avete ragione, queste sono serie che si possono apprezzare del tutto solo conoscendo i film e anche i fumetti. Infine segnalo anche l'arrivo di un film di animazione che attendo particolarmente, Raya e l'ultimo drago, che però sarà fruibile inizialmente solo dietro il pagamento di un'ulteriore quota, visto che uscirà in contemporanea anche nei cinema, dove questi saranno aperti ovviamente. Si tratta di una storia tra umani e draghi con una forza malvagia che li costringerà ad unirsi ancora una volta per combattere questo pericolo incombente. Dal trailer sembra veramente ben fatto, quindi se non esce a cifre disumane potrei anche recensirvelo in tempi rapidi. Con questo ho chiuso questo lungo video incentrato più sulla presentazione del canale Star che altro, ma voi fatemi il piacere di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. C'è pure la possibilità di supportarmi. A breve uscirà il video delle uscite di marzo di Netflix e vi segnalo anche che il Parental Control di Disney ha inserito più età di visione che possono essere associate ai vari profili. Alla prossima, ciao!